Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale Signor Shady. Siamo su FIFA 16 per continuare la carriera con il QPR. Stiamo contro il Bristol City e dobbiamo giocarci una partita importante, perché probabilmente il Derby County potrebbe anche perdere o pareggiare. L'importante è che arriviamo secondi in campionato, regà. Cioè, ci stanno ragazzi. Tra l'altro, nell'ultima partita ci si è infortunato Mahrez, giocatore importantissimo in queste ultime partite, quindi iper estensione al ginocchio, 4 settimane fuori. Poi ho voluto insomma vedere un attimo come stava Neves e purtroppo pure lui è ancora infortunato e non riesce a riprendersi, quindi giocheremo con i giocatori un po' ammaccati. Quello che ci esce fuori. Giocheremo con Gerson esterno destro e probabilmente Mendes, no, Gerson a centrocampo e Mendes esterno, oppure Munir al posto di Mahrez. Vabbè, poi vediamo. Quindi andiamo in campo e ci vediamo dopo. Eccoci qua ragazzi. Sta giocando, chi sta giocando? Allora, sta giocando Munir e Gerson. Munir a destra al posto di Mahrez e Gerson al posto di Sandro, perché volevo farlo giocare un pochettino, anche se in teoria sta al posto di Neves, naturalmente, che è il giocatore più forte della squadra, ma è rotto da tantissimo. Non so, non ricordo nemmeno a quanto tempo gli manca per la guarigione. Vabbè, concentriamoci alla partita. Concentriamoci nel non fare cazzate possibilmente. Questi si stanno a far pericolosi qua. Attenzione. Ok, a posto. Gerson! Mamma mia! Cosa stava facendo Gerson qua? Su Hammer, il barbone. Mamma mia. Guardate qua il tiro. La sta mettendo sotto, proprio sotto la traversa. Adesso riproviamo questo schema così. Vai Vilegna, la bomba. Purtroppo ci è andata male stavolta. Dai cazzo. Bella Vigliena. Non ci credo. Non ci credo. Ragazzi, quando cominciamo a cagarci i gol, significa che questa partita deve andare nel cesso. Dai Origi, mamma mia. Che capperi salati. Munir, Abner, ma che gli tiri la cagatina. Gli ha tirato la cagatina. Ma come si fa? Poi dite che non ci si incazza con sto gioco. Raga, questi stanno a fare il catenaccio. Hanno detto che stanno si sono messi in catenaccio. Origi! Mamma mia! Oddio, sembrava bruttissima questa. Invece ce l'abbiamo fatta. Sembrava bruttissima. Grande Munir qua. Origi, ho tirato un po' alla cavolo di cane sperando che ci arrivasse il pallone su quel piede. Grande Origi. Meno male, meno male. Non so quanti gol ha fatto quest'anno Origi, però quando deve segnare, segna sempre. Inizio contropiede per noi. Vai Munir. Sono tutti sbilanciati loro. La dà bene ad Origi. La può dare ad Andrade. Andrade la mette e la chiudiamo al 90esimo. 2-0. Grandissimo anche Origi, che preferisce non tirare. Vabbè, sono stato io a decidere. E qua Andrade fa un tiro veramente stranissimo, perché si stava cagando sotto, perché di solito si ricaga sempre. Però ha segnato. Meno male, meno male. E finisce qui ragazzi. Senza che ci vadiamo in chiacchiere, andiamo direttamente alla prossima partita. Ok ragazzi, eccoci qui. Abbiamo appena ricevuto i complimenti da Pierluigi Pardo, il telecronista, perché la nostra difesa ha incassato solo 24 gol. La seconda sta a 36, quindi fatevi voi un po' il calcolo. La difesa è andata benissimo quest'anno, però l'anno prossimo sarà ancora più tosta se andremo in Premier League. Qua cazzo, ho sbagliato. Devo fare il passaggio raso terra. L'ho voluto alzare e ho fatto la figura di merda. Va bene, va bene. Aia ragazzi. L'ho deviata. Gliel'ho pure deviata ragazzi. Purtroppo il portiere non ha potuto far niente. Comunque se lo meritano il vantaggio, ve lo assicuro, perché noi stiamo creando pochissimo. Loro
Pure loro non tantissimo, però se lo meritano, sono sicuro al 100%. Mannaggia miseria. E vabbè, finisce pure il primo tempo, andiamo direttamente al secondo. Dai, dai, usa la tua velocità, Andrade. Dai, Victor. Dai, cazzo, Victor. Oddio. Oddio. Victor! Andrate! La mette, come si dice? Vabbè, la pareggiamo. Ma che cazzo, mi sono rincoglionito con le parole. Mamma mia, scusate, regà, l'emozione. Dai così. Grande Victor. Stesso gol di Origi, più o meno. Di prima. La mettiamo dentro e poi, se ci arriva, ci arriva. La buttiamo dentro. Ci proviamo. Cioè, buttiamo dentro nel senso, buttiamo dentro sia il pallone in mezzo all'aria che dentro la rete. Attenzione! No! Era... Chi era? Oilet? No, Onua! Che cazzo era là? Era un difensore centrale, non ci credo, abbiamo pareggiato all'ultimo, potevamo segnare! No! Che presa a male, raga. Comunque c'era un giocatore loro che a me è piaciuto molto. Koita si chiama, eccolo, eccolo qui. Molto forte, questo me lo devo ricordare, Koita. Comunque mi sa che era o Hall o Onua. Ma porca miseria, ragazzi. Potevamo andare a vincere contro... Chi era? Il Blackburn. Vabbè. Non importa, adesso andiamo a vedere un po' che hanno fatto le altre. Il Derby County ha pareggiato pure lui, quindi a posto, non è cambiato nulla. Meno male per questa cosa. Quindi, ci vediamo alla prossima. Lasciate un bel like, iscrivetevi e fate quello che vi pare. Vi voglio bene, regà. Bella.